buon Natale, un ringraziamento speciale ai due cori, quello della Domus e quello della Parrocchia, ai nostri due maestri che insieme hanno realizzato questo momento con i nostri ospiti, i volontari e i coristi della Parrocchia. Ascoltando il concerto mi è venuta in mente questa cosa qui che voglio condividere con voi. Ogni anno Natale è un miracolo dell'incarnazione di Gesù Cristo che si incarna attraverso un bambino, e questo è permesso grazie ad un sì di una persona semplice che è Maria, la Madonna. Mi accada secondo la tua parola, e il Verbo si è fatto carne. Oggi abbiamo avuto, attraverso il coro, attraverso i nostri ospiti, i maestri, l'incarnazione anche qui di questo fatto. E io ho assistito anche con piacere a un fuori programma, cioè la figlia di un nostro ospite che assistiva i nostri ospiti, cambiava le pagine così. Allora qui l'augurio che voglio fare a tutti noi è proprio questo, che anche Don Pino Mazzolari in una sua poesia lo diceva, l'ho letta tanto fa in parrocchia, che se noi non guardiamo quello che fanno gli altri o che non fanno gli altri, non ci limitiamo a criticare, ma facciamo nella semplicità del quotidiano la nostra parte, qui siamo chiamati come Maria, diciamo sì, tutta la comunità diventa diversa, perché cominciamo a cambiare noi stessi, e cambiando noi stessi diamo agli altri anche uno spunto per migliorarsi. Quindi non limitiamoci, l'augurio per il 2019, a osservare cosa fanno gli altri, ma facciamo umilmente, nella semplicità del quotidiano, da casa nostra, agli amici, alla residenza della Domus, in tutti i posti, al posto di lavoro, quel piccolo pezzettino a cui siamo chiamati, con umiltà e semplicità. Grazie a tutti, grazie per essere qui, grazie ai nostri ospiti, grazie ai due maestri, e un grazie particolare anche a Mentore che ha voluto far vedere due esercizi che vengono fatti durante la musicoterapia, e dopo, nelle canzoni successive, qualche ospite aveva degli strumenti in mano e, se ci avete fatto caso, andavano sempre al ritmo. Questa è una cosa bellissima. Grazie anche al nostro Signore che ci ospita in casa sua. Vi ricordo che l'Eucaristia è presente nel tabernacolo, quindi siamo in presenza dell'Eucaristia. Grazie a tutti. Concerto.